Sergio Bianchi, studio Bianchi Architettura. Per me il Dedalo Minos è stata un'occasione veramente importantissima. Ho avuto l'occasione di incontrare Nicola De Risi, che è stato a lungo segretario dell'INARC ed è stata una fonte di grandissimo arricchimento. Credo che sia difficile trovare un committente illuminato come Nicola. Nicola aveva avuto grandi problemi di salute da piccolo, era venuto a Roma con l'intenzione di fare l'architetto. La salute aveva comunque minato alcune delle sue capacità, ma non della sua, niente della sua volontà. Aveva incontrato Bruno Zevi a Fiuggi nel 59, che gli aveva proposto quest'idea di fondare l'Istituto Nazionale d'Architettura e gli chiedeva se volesse essere il segretario, visto che ne aveva immediatamente riconosciuto la grande passione. Nicola ha accettato ed è stato fino al 2000 il segretario dell'INARC. Al momento di andare in pensione ha pensato che il miglior modo per festeggiare il suo pensionamento fosse quello di bandire un concorso d'architettura per la propria casa, una casa a Bellegra nella campagna romana, e io ho avuto la fortuna di vincere questo concorso, che è stata una grossissima felicità. Lo è stata perché in commissione c'era Luigi Pellegrin, con il quale avevo studiato e al cui giudizio tenevo e tengo moltissimo, e perché è stata l'occasione di incontrare Nicola, che è stato veramente fondamentale. Chiudo con il pensiero che Nicola non era il giudice nella giuria, ma era uno dei giudici, per cui penso che ha avuto veramente il merito di essere il miglior committente che si possa sognare.